L'ultimo video su questo canale risale al giugno 2017. L'ultima recensione su questo canale risale al novembre 2016. Potrei inventarmi mille scuse, probabilmente anche abbastanza plausibili, ma in realtà il motivo per cui non ho più fatto video è che semplicemente mi è mancato il tempo e mi è mancata anche un po' la voglia. Per non parlare del fatto che per un certo periodo di tempo ho fatto fatica a seguire alcune o molte serie TV, se non quelle che avevo già iniziato in corso, tipo, che ne so, Supernatural. Bentornati su Sirius, ragazzi. This Is Us è una serie del 2016 andata in onda sulla NBC. In Italia invece la potete trovare su Prime Video. Se non siete abbonati su Prime Video, vi lascio il link in descrizione per potervi andare ad iscrivere. È un dramma familiare narrato su due linee temporali differenti, il 1980 ed il presente. 1980, Jack e Rebecca sono una coppia in attesa di tre gemelli che vive la propria vita alle prese con le difficoltà che la quotidianità mette loro davanti, con il piccolo cavillo, problemino, che aspettano soltanto tre gemelli. Il parto avverrà lo stesso giorno del compleanno di Jack. E durante la gestazione i due perderanno uno dei tre gemelli. Il medico però li convince ad adottare un trovatello di colore che sembra essere nato più o meno la stessa ora dei due gemellini. La famiglia quindi rimane comunque composta da 5 persone. Nel presente, 36 anni dopo, i tre gemelli sono diventati, guarda un po', tre adulti, che vivono in tre città diverse degli Stati Uniti. In realtà i due gemelli vivono più o meno insieme, mentre il ragazzo di colore si è spostato da un'altra parte. Kevin è un attore insoddisfatto della piega che ha preso la sua carriera, anche perché fa questo show televisivo chiamato The Manny, se non mi ricordo male, in cui lui fa il babysitter a torso nudo. Poi c'è Kate, la gemella, che è obesa e vive la vita con i problemi legati alla sua condizione. E poi c'è Randall, marito e padre di due figlie, che lavora in una grossissima azienda e quindi fa il big money. Continua a cercare il padre biologico perché vuole spiattellargli in faccia quanto sia divenuto un uomo di successo nonostante il tipo lo abbia abbandonato. Lo troverà e lì poi nasceranno ovviamente delle situazioni per cui andatevi a vedere la serie. La serie segue le vicende di questa famiglia e le dinamiche che ruotano attorno ai singoli problemi individuali di ogni componente. Finalmente una serie che mette in scena i rapporti interpersonali all'interno di una famiglia. Non lo fa con i toni leggeri e classici a cui ci hanno abituato serie come ad esempio Modern Family, ma lo fa con sì con leggerezza ma con maturità, con intelligenza e con un pizzico di onestà. Quindi nell'immenso oceano di prodotti audiovisivi che ci circondano, finalmente un prodotto un po' diverso che esplora la famiglia in un senso diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati. This Is Us è la prima serie in cui la famiglia è il vero protagonista. Se cercate quindi una serie che vi regali suspense, che vi regali una narrazione complessa, articolata, non è This Is Us, non nella forma in cui magari vi potreste aspettare questo genere di cose. This Is Us esplora i personaggi, li caratterizza e dà gli intrecci interpersonali fra i vari personaggi che si crea la magia di questo show. Gli autori ci mettono a nudo questi personaggi, li rendono reali perché sono pieni di conflitti in cui tendiamo a immedesimarci e grazie ai quali si crea uno spaccato della società moderna che probabilmente in televisione ci mancava. Il tutto permeandolo da un forte senso di ottimismo. Nonostante tutto, nonostante le avversità, il tema è chiaro. Una famiglia unita supera tutte le difficoltà. E in un periodo storico in cui probabilmente certi valori stanno cambiando, si stanno evolvendo, alcuni stanno anche scomparendo, This Is Us dà l'impressione di volersi aggrappare a certi tipi di principi, a certi tipi di valori con forza e appunto con estremo ottimismo. La cosa incredibile è che questa serie racconta di una famiglia. È interessante proprio perché racconta di una famiglia. E questo in qualche modo ci permette di immedesimarci ancora di più nei personaggi. Ma il modo in cui lo racconta, partendo dal passato, facendoci capire quanto inequivocabilmente il passato condizioni poi il nostro futuro, il futuro di questa famiglia. Lo show non ci mette di fronte a una narrazione per la quale ci viene in mente di pensare, wow,
che cosa accadrà dopo. No, per assurdo è una cosa che guardandolo ci interessa sempre meno. Piuttosto nello spettatore cominciano a sorgere domande di un altro tipo. Come si risolverà tutto questo? Come si comporterà Tizio? Come si comporterà Caio? Come siamo arrivati a questo punto? Ecco, This Is Us mette in risalto l'aspetto umano dei personaggi e non la narrazione. Ed è una cosa che effettivamente sì, abbiamo già visto fare in altre serie TV, ma non lo avevamo mai visto fare in una serie TV in cui la protagonista era la famiglia, in una serie TV in cui fondamentalmente non succede nulla attorno, per cui lo spettatore si chiede, ok, chissà cosa succederà dopo. Ci affezioniamo ai personaggi, come succedeva nelle serie magari degli anni 90 quando guardavamo Beverly Hills, però con una profondità diversa. Non ci interessa la parte sentimentale della cosa, ci interessa la parte emotiva dello show, dei personaggi. Ovviamente per avere un risultato del genere servono degli attori importanti, degli attori che funzionino, e in questo caso decisamente funzionano. Gli attori sono strepitosi e ritroviamo un Milo Ventimiglia eccezionale, che avevamo già visto in Heroes, di cui conserva comunque ancora i capelli unti. Ritroviamo una Mandy Moore che era praticamente sparita dai riflettori dopo qualche piccolo flop al cinema, è ritornata con questo ruolo decisamente rivoluzionata, un'attrice che probabilmente era stata forse sottovalutata, ma che con questo ruolo riesce a farsi prendere sul serio, anche perché fondamentalmente lei ha un doppio ruolo, il ruolo di Rebecca nel 1980 e il ruolo di Rebecca ai giorni d'ossi, da anziana. Per non parlare poi dei tre attori che fanno i tre figli, eccezionali. Randall, il tipo di colore, è veramente eccezionale, quindi tanto di cappello. Finalmente una serie che esplora alcuni aspetti delle dinamiche sociali con un tono forse un po' più positivo, con un tono un po' più propositivo rispetto magari ad altri tipi di serie. In questi anni gli autori di serie TV si sono probabilmente più concentrati, anche per raccogliere i consensi del pubblico, sulla caratterizzazione di personaggi molto più estremi, sulla caratterizzazione di personaggi borderline o atipici, che comunque avrebbero avuto un impatto maggiore sul pubblico. In questo caso l'uomo comune diventa il personaggio, e forse proprio questo è la forza dello show. Uno show che tra l'altro è girato benissimo, e quindi tutto è funzionale affinché la storia venga raccontata in un certo modo. A me piace tanto, la trovo interessante, la trovo stimolante, la trovo divertente, e ovvio non può piacere a tutti, però se cercate una serie TV diversa, una serie TV fatta bene, una serie TV scritta bene, allora questa è una serie TV che dovete assolutamente vedere. Se la guardate fatemi sapere cosa ne pensate in un commento, ci vediamo con un prossimo video che spero di fare con maggior regolarità.